164 che è stata gestita fin quasi all'ultimo minuto, diciamo così, da una gestione tutta esclusivamente Alfa Romeo e non ancora inglobata in Fiat Auto. A posteriori, a distanza di 30 anni, sì, posso dire con la massima oggettività possibile, quella che mi è possibile evidentemente come padre, che effettivamente ha fatto fare un salto di qualità d'immagine totale a quella che era l'immagine Alfa Romeo, delle berline soprattutto Alfa Romeo del tempo. La Genesi è partita diciamo nel 1982, però stilisticamente parlando deriva da un progetto precedente che si chiamava 154, che è ancora fatto su un telaio a trazione posteriore, o meglio a propulsione, e avrebbe dovuto sostituire la Giulietta, diciamo, che stava arrivando dell'epoca, e così come c'era anche una 156 diciamo coeva, che avrebbe dovuto sostituire in questo caso l'Alfetta. Poi c'è stata la rivoluzione, cioè Alfa Romeo ha optato per acquisire il pianale tipo 4 dalla Fiat, e quindi abbiamo replicato gli stilemi, diciamo, abbiamo fatto uno scale up, perché era leggermente più grande ovviamente il telaio tipo 4 rispetto a quello precedente, della stessa forma della 154. Parlando di pianale tipo 4, dico, se Giugiaro ha detto che la 154 si distingueva maggiormente dalle sue tre creature, le cugine, come le chiamo io, Fiat Croma, Lancia Tema e Saab 9000, beh, grazie a Giorgetto, grazie. Quello che ha fatto la differenza è che Giugiaro invece è stato bravissimo, secondo me, comunque a mascherare, sono le porte, perché nei progetti nella triade di Giugiaro tutte le componenti, tutte le porte, anche le cosiddette pelli esterne, cioè le superfici esterne delle porte e il parabrezza, sono identici, che quasi i clienti dell'epoca manco se ne accorgevano che erano intercambiabili addirittura, eppure è riuscito anche lui, nonostante questo grossissimo vincolo, a connotarli come Fiat, Lancia e Saab, quindi a dare anche una connotazione abbastanza spiccata. Io non avevo quel vincolo perché le superfici esterne erano libere. All'epoca non si voleva sentir parlare del passato, o meglio, se uno disegnava qualcosa e diceva che si rifaceva al passato, era quasi uno scandalo, nel senso che era un sinonimo di vuoto creativo, diciamo così, quindi gente che non sapeva cosa immaginare di nuovo. Io invece ho messo degli stilemi, però ripeto, un po' edulcorati, un po' nascosti e soprattutto reinterpretati, ma in più ho aggiunto qualcosa che era unico e rimane unico per ora in quel momento e anche ancora oggi, che era chiamato scalfittura, chiamato sguscio laterale, che gira per tre quarti quasi, anzi di un pochino di più, intorno a tutta la vettura, che in fondo stabilisce il segno, come lo chiamo, della vettura inequivocabile. Parte da molto sottile, arriva a una certa altezza, che poi sono sui 7-8 cm, non di più, gira e si mantiene costante dietro, dove ingloba il fanale posteriore, molto caratteristico e molto difficile all'epoca come fattibilità, quindi è stato un grosso aiuto per l'estetica, ma anche come, diciamo, far capire che noi italiani possiamo anche inventare e fare qualcosa di diverso, come dovrebbe essere la nostra prassi. Il fanale posteriore, ripeto, è stata una novità assoluta per l'epoca, sia come dimensioni, ma soprattutto anche come colore, perché appariva tutto rosso, cosa che avrei voluto anche sui fanali anteriori, sulla parte sui proiettori. Avevo previsto già dalla 154 di mettere una fanaleria molto sottile per l'indicatore di direzione soprattutto, quasi come un sopracciglio o un ciglio, se vogliamo.
La cosa così dirimente è stata che il fornitore della fanaleria anteriore non era lo stesso della fanaleria posteriore. Ebbene, uno mi ha detto sì e mi ha detto ci provo, non è che mi ha detto la Seima italiana, e grazie anche a Giuliano Cossetti, direttore dell'epoca, mi ha detto siamo sicuri che arriviamo al risultato in quelle dimensioni, e poi ce l'hanno fatta comunque. Quelle davanti hanno detto no, assolutamente impossibile. In quel caso l'Alfa Romeo, devo dire, e qui sta la vera Alfa Romeo anche, o vera vettura italiana, voleva fare qualcosa di diverso, di nuovo. E poi lo scudetto invece davanti, che veniva un po' di nuovo, cercavo di far ritrovare i famosi tre lobi tipici della calandra Alfa Romeo, che però in quel tempo, in quel periodo, erano un po' andati, si erano persi. Lo scudetto era sì, era quell'elemento cromato che io dico appeso a questa cancellata, a questa griglia per lo più, anzi tutte orizzontali e quasi tutte nere. Quindi aveva i due lobi laterali, detto in poche parole, erano completamente spariti. Li volevo ritrovare non andando a ripescare nel passato esattamente quello forse più iconico per me di tutti, che è quello della 1009, ma qualcosa che comunque distaccarli, li rendesse separati tra loro. E la trovata, chiamiamola così, è stata da un lato quella di fare un cofano che anteriore, un cofano motore che spioveva verso il davanti, mentre tutti si fermavano in alto, tagliati, diciamo come dei coperchi, quadrati ma come dei coperchi. Questa falda, color vettura chiaramente, portava giù finalmente il color vettura per poi lasciare uno spazio tra questo cofano e il paraurti sottostante, che risultavano due feritoie praticamente lineari. È molto difficile fare accettare la novità, anche per banale che sia, e nel caso del cofano era veramente banale, perché non si rendevano conto, finché non gliel'ho detto, che in fondo era esattamente uno sportello baule normale. Dietro la falda scende quasi sempre a 90 gradi, all'epoca scendeva. Però finché non gliel'ho messo sotto questi termini, che quindi bastava girare l'oggetto di 180 gradi, la macchina, per dire l'avete già fatto ma lo chiamate baule anziché cofano motore, dicevano no, ma dicevano no per partito preso. Io avevo delle auto che secondo me erano molto importanti, che dovevo trovare qualche spunto, e ho preso qualche spunto, che andavano dalla 1009 come dalla Giulietta degli anni, fine anni 50-60, chiaramente. La tradizione io la rispetto laddove c'è un marchio da rispettare, quindi come dire, vado in quello che ho chiamato ciclo di riconoscibilità o di identità, vado a rivisitare tutto il passato, chiaramente estetico, cerco di tenere gli stilemi più importanti, che ritengo più importanti, sia conosciuti, come dire, consolidati, che magari qualcosa di un po' più nascosto, meno evidente, soprattutto quelli un po' unici e caratteristici che hanno comunque determinato anche a volte solo un modello. Facevo presente, parlando anche solo di Alfa Romeo, la Duetto, lo sguscio della Duetto, piuttosto che la svasatura a livello cintura della Giulia, che hanno caratterizzato solo quei due modelli lì e non una generazione di vetture. Però inserire sempre qualcosa di nuovo. Ecco, questo per me è quello che fa innovazione prima di rinnovare. Come dico sempre, innovare e non solo rinnovare. Beh, mi spiace di dover dire io se la 194 ha inaugurato un nuovo feminine feeling. Sicuramente ha dato una svolta, e quindi un feminine feeling, o comunque un'immagine molto fresca, nuova, pur legata alla tradizione, quindi era di nuovo un Alfa Romeo che, come si era detto in momenti precedenti, la vera Alfa Romeo, tutti hanno rivisto la vera Alfa Romeo, senza neanche capire bene come mai. Benissimo, tocca a me da padre dire sì, direi di sì, a distanza di 30 anni posso dire sì, ha avuto un impatto forte, quindi questo senza dubbio poteva essere un messaggio forte, l'ha lanciato. Quanto vorrei che oggi qualcuno si attaccasse a quel messaggio, al messaggio, non agli stilemi, al messaggio.